Tu, ciclista, hai mai provato a correre a piedi? Ti piace correre a piedi? Hai idea di cosa voglia dire per le ginocchia, le caviglie, il fisico, la testa e il tuo cuore correre a piedi? No? Vieni con me a fare un allenamento. Siamo a 128 battiti. Va bene. Stiamo correndo a 4,30 km. Siamo appena partiti. Questo è il warm up. Consiglio di fare 10 minutini e consiglio di correre quanto più possibile sullo sterrato, raga. Perché sullo sterrato? Perché lo sterrato è più morbido dell'asfalto. L'asfalto sarà più traumatico per le vostre ginocchia. Consiglio numero 2, fai per un po' corro, sentitevi fighi, perché questo piede è un po' strano. Se siete fighi, almeno vi sentite. Guarda che simile, cioè, sembra proprio quelli che seguono le maratone. Correremo mezz'ora, 40 minuti, 40 va bene, passo 10 di riscaldamento, sono a 130 battiti, ho fatto il primo chilometro in 4,26. Poi farò 10 minuti di medio per scaldarmi bene, per essere bello sul pezzo e per fare un po' di lavoro aerobico che nella corsa a piedi rende un botto rispetto alla bici, è chiaro. Poi se volete andare forte in bici dovete andare in bici, però per la condizione aerobica è uno dei motivi per cui mi sto allenando, che è correre l'Africa Eco Race. Molto importante la corsa, fa molto bene, tonifica tutto, lavorate con l'addominale, con le braccia, quindi rende un botto e quindi ecco, mi fa bene raga, mi fa bene. 160 battiti, facciamo un po' di medio. Corro attorno ai 4 al chilometro, è chiaro che vengo da una settimana di rally dove non ho fatto niente di aerobico. Sono un po' uno scarsone, però va bene, dai. Siamo sempre ai 4 km, 162 battiti, va bene. Ho sbagliato qualcosa, non lo so. Oh, che è stato qualcosa. Comunque, ora ci giriamo, 2-3 minuti al medio, ma poi rallentiamo, facciamo un po' di variazioni. Lo faccio solo per l'Africa, solo per l'Africa. Andiamo fino al cartello, poi chiudiamo un po' il gas, recuperiamo e facciamo qualche variazione. Le variazioni che adesso andremo a fare sono quelle che facevo quando correvo nel cross. Forse non mi sono così utili adesso, però un allenamento che facevo e per chi va in bici secondo me è abbastanza funzionali, sono progressive e regressive, cioè andate a fare una variazione corta, media, lunga, molto lunga, poi ancora lunga, media, corta e qualche sparata. Si fanno diciamo a fuoco per la distanza che intendete fare, quindi se è lunga è a fuoco per tutta la durata, quindi non potete scoppiare dopo 20 metri, si accorta finché ce ne rimarrà. Allora, le prime corte vuol dire tipo da palo a palo, io farò da palo all'altra pianta. Palo. Questa è corta, impegnativa. Allora facciamo media tra due piante. Sta al palo.
ultima variazione, ragazzi. La pianta piatta. Vai, 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 vai. Dai, 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 La cosa bella della corsa è che freddo, caldo, pioggia, tu metti gli scarpini, vai dietro a casa, corri 40 minuti, cioè ti sei già allenato di brutto. Questa è la cosa bella. La cosa brutta è che, cioè, se chiudo il gas mi fermo e muoio qua. Sono abbastanza per farvi schiattare, ma dopo la doccia vi sentirete molto meglio. Correte una almeno in realtà, ma vi consiglio due volte alla settimana. Fate questa roba qua, secondo me vi dà molta condizione fisica. Adesso voglio una Red Bull fresca, anche se voi non ci crederete perché direte ma tu sei sponsorizzato da là. Ora io voglio una Red Bull ghiacciata. Ciao, voglio.